Report Astemio attacca il mondo del vino. Ranucci flop, non si fa di ogni erba un fascio. Piccoli chimici, no grazie. Credo invece che siate piccoli qualunquisti, questo sì. Gli scoop di Report sono banalità assolute. Il contadino, il piccolo agricoltore, il vignaiuolo, quelle cose che voi raccontate effettivamente non le fa. E allora smettiamola di fare di ogni erba un fascio. Report si dimostra non pronto ad affrontare il pianeta vino. Sicuramente da quelle parti sono astemi o manipolatori nel racconto dei fatti ed è per questo che attaccano il vino italiano. Siate accorti, non mescolate l'acqua con il vino. I piccoli vignaiuoli producono vita nel vino e non cercano sotterfugi. Un buon lacrima di Morro d'Alba non lo fanno i lieviti, ma la perfetta maturazione delle uve, una bassa resa, la struttura del terreno e la mente del vignaiuolo. Chi fa 10.000 bottiglie all'anno non ha bisogno di aggiunte, ma lascia che sia la vigna a lavorare sodo. Non ho mai visto i vignaiuoli, così come li chiamava il grande maestro Gino Veronelli, fare quelle cose che voi dite, ma forse qualche multinazionale sì. Il contadino, il vignaiuolo, il maestro della vigna rifugge dalle scappatoie che voi sostenete. E invece dico che probabilmente è vero che le commissioni d'assaggio devono essere più professionali e virtuose. Report Astemio attacca il mondo del vino. Ranucci flop, non si fa di ogni erba un fascio. Piccoli chimici, no grazie. Credo invece che siate piccoli qualunquisti, questo sì. Gli scoop di Report sono banalità assolute. Il contadino, il piccolo agricoltore, il vignaiuolo, quelle cose che voi raccontate effettivamente non le fa. E allora smettiamola di fare di ogni erba un fascio. Report si dimostra non pronto ad affrontare il pianeta vino. Sicuramente da quelle parti sono astemi o manipolatori nel racconto dei fatti ed è per questo che attaccano il vino italiano. Siate accorti, non mescolate l'acqua con il vino. I piccoli vignaiuoli producono vita nel vino e non cercano sotterfugi. Un buon lacrima di Morro d'Alba non lo fanno i lieviti, ma la perfetta maturazione delle uve, una bassa resa, la struttura del terreno e la mente del vignaiuolo. Chi fa 10.000 bottiglie all'anno non ha bisogno di aggiunte, ma lascia che sia la vigna a lavorare sodo. Non ho mai visto i vignaiuoli, così come li chiamava il grande maestro Gino Veronelli, fare quelle cose che voi dite, ma forse qualche multinazionale sì. Il contadino, il vignaiuolo, il maestro della vigna rifugge dalle scappatoie che voi sostenete. E invece dico che probabilmente è vero che le commissioni d'assaggio devono essere più professionali e virtuose.